Siamo molto fieri di aver prodotto questo film e di raccontare a sua volta un pezzo di mondo che ormai non racconta quasi più nessuno. Quando vediamo qualcosa di diverso da quello che ci sembra appartenere, dovremmo pensare che forse noi invece siamo proprio così. Viva la sposa! Io lavoro con gli attori più o meno sempre alla stessa maniera. Non interpreto io i personaggi al posto loro. Per cui con Alvaro Urvaker... È lui che ti guida, quindi quello che succede è che tu lo ascolti, ascolti Ascanio e tu vivi di un suo riflesso e quindi diventiamo dei personaggi che da qualche parte parlano un po' come lui, pensano un po' come lui. Sofia! Ma che me conosci? Questo lo conosci, si chiama stronzo pezzo di merda, non me fa bere. Veronica Cruciani che ha fatto soprattutto teatro. C'è questa prostituta che è il mio personaggio, Anna, ha un figlio a cui lei non riesce a stare dietro, che spesso lascia con il personaggio di Ascanio, Nicola. Sastriano che ha iniziato da poco a fare cinema e ha scritto un libro. La prima volta che sono stato diretto è da un regista e attore, cioè nel senso che non mi mandava a fare le cose ma veniva là con me e le facevamo insieme. O con Francesco De Miranda, che è un ragazzo di 14 anni che un po' di cinema l'ha già fatto. Io ho lavorato alla stessa maniera. E baci, parla da parte. Ma che fai, parli da solo? Ho rubato molte cose da Ascanio, mi ha aiutato parecchio per la recitazione, per lo sguardo. Cercavo di raccontargli la storia, di raccontargli l'ambiente nel quale questa storia è posizionata e ognuno di loro ha trovato una propria chiave. Ti sembro diversa? E non ti va bene? No, anzi. Sei bellissima. La storia di questo protagonista, Ascanio Celestini, che interpreta questo personaggio di un alcolista, diciamo, che fa come mestiere feste per bambini, l'attore, racconta storie. Un giorno va al lavoro e in un incidente uccide una persona, un vecchio, che nel film, come dire, si capisce che è uno che fa le truffe con l'assicurazione. Va al funerale, conosce i figli e la moglie, entra in contatto con il personaggio che è interpretato invece da Sasà. Personaggio che anche lui vive di espedienti, brucia queste macchine e pian piano incominciamo a conoscere tutte le storie, come dire, di questi personaggi che vivono in questa periferia romana. È sempre una modella. Io non lo sai, ma io ho fatto pure la modella. Sofia, che è il personaggio di Alvaro Urvaker, spera in un futuro diverso di andarsene, ma poi rimane sempre lì nel quartiere. È stata un'esperienza molto, molto bella, il film mi ha commosso. Fa sognare. Forse dovremmo fare tutti diversamente e meglio, tutti, proprio tutti.